Continuano i controlli anti-Covid su tutto il territorio della provincia di Salerno con l'operatività di tutte le forze dell'ordine su disposizione del questore di Salerno. Controlli utili soprattutto ad evitare assembramenti e a contenere la pandemia da Covid-19, oltre al controllo del rispetto delle regole anti-Covid. Nell'ultima settimana sono state controllate oltre 7.600 persone ed oltre 2.500 attività commerciali. Ancora numerose le sanzioni per il mancato utilizzo della mascherina. In soli 7 giorni infatti sono state 245 le sanzioni comminate. 3 persone inoltre sono state denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione. Sono 9 i titolari di attività commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anti-Covid, di cui una con la sanzione accessoria della chiusura ed una con la chiusura temporanea. Nel dettaglio, a Salerno, nella zona orientale, il gestore di un bar è stato sanzionato perché consentiva di consumare cibo e bevanda all'interno della propria attività. A Cava dei Tirreni, poi, 2 pescivendoli ambulanti, trovati in possesso di numerose dosi di droga, sono stati arrestati per possesso di stupefacenti, ma anche per aver violato la normativa anti-Covid, in quanto sono stati trovati in un comune diverso dal loro di residenza. Il dispositivo di vigilanza, assicurano dalla questura di Salerno, sarà particolarmente stringente in prossimità della Settimana Santa. Inoltre, aggiunge una nota della questura, si ribadisce il richiamo ad adottare comportamenti di assoluta prudenza, come indossare la mascherina ed evitare assembramenti, perché solo così si riesce a scongiurare il rischio di contagiare ed essere contagiati.